Benvenuti a Fisio Podcast. Ciao a tutti e bentrovati a Fisio Podcast, un podcast italiano di fisioterapia e riabilitazione. Oggi l'argomento doveva essere la termoterapia e l'artrosi, ma lo faremo la prossima settimana perché ho avuto la fortuna di poter intervistare via Skype quella che per me è una leggenda in Italia, almeno per quanto riguarda la terapia fisica strumentale. Si tratta di Nicola Da Como e è un collega e amico che conosco da diversi anni e che stimo moltissimo, sempre molto aggiornato su tutte le innovazioni in fisioterapia. Lo incontreremo ancora più avanti, spero, a parlare di terapie forse più conosciute di quella di oggi, come la diatermia, il laser, la neuroregolazione, ecco. Oggi parleremo di un argomento abbastanza recente, in continuo sviluppo, che dà risultati molto evidenti e molto buoni su diversi tipi di paziente. Parleremo della tecnologia che tratta i campi magnetici ultra deboli. Non bisogna lasciarsi confondere dal termine ultra deboli, perché non sempre il troppo è meglio, a volte è meglio poco dove serve. Quindi bando alle ciance, vamos al grano, come dicono in Spagna, taglio qui la registrazione del podcast e di seguito vi incollo la registrazione fatta con Skype. La qualità audio non è delle migliori, ma si capisce tutto molto bene. In casa registro con un microfono professionale, quindi tra compressore, equalizzatore e il silenzio che c'è in casa si sente molto meglio. Però di meglio non era possibile fare. Spero vi piaccia, anzi ne sono convinto, e ci vediamo tra poco per i saluti. Ciao Nicola, benvenuto a Fisio Caffè. Ciao Alessandro. Grazie per aver accettato il mio invito oggi. Ci conosciamo da tanti anni e ti considero uno dei massimi esperti in Italia in terapia fisica, in terapia strumentale, soprattutto per quanto riguarda le innovazioni. Spero che ripeteremo in futuro questa esperienza e che faremo insieme altre puntate per approfondire gli argomenti. Oggi l'argomento è abbastanza carino, molto interessante e una novità, diciamo, insomma. Perché parliamo di campi magnetici ultra deboli invece di magnetoterapia? Bella domanda. Allora, dovremmo cominciare come si comincia nelle favole, con c'era una volta. C'era una volta la magnetoterapia, da parecchi anni. Mi ricordo che nella pausa in tirocinio, nella pausa pranzo, andavo a smanettare con la magnetoterapia del reparto per sperimentare cosa si sentiva, cosa si poteva ottenere. Diventavo il mio piccolo fisico, che piccolo chimico che si usa, con cui si usa a giocare. E a quell'epoca là le apparecchiature professionali andavano anche nell'ordine dei cosiddetti 100 Gauss. Adesso, al di là del fatto che chi magari non è molto addentro nella materia, i Gauss siano una grandezza un po' così, diciamo, tengano a mente il fattore 100. Poi sono nate anche delle tecnologie ad uso domestico, per cui si è soliti andare a prendere per ritardi di consolidazione in caso di fratture, per esempio la magnetoterapia a noleggio nella classica sanitaria, che sono apparecchiature di comunque un'intensità di campo magnetico che parte mediamente dai 30 Gauss e anche su quelle domiciliari molto più in su, fino a 80, addirittura fino a 100 Gauss. Erano le prime tecnologie di questo settore qua, cioè che emettevano un campo magnetico pulsato. È importante questo discorso qua perché tante volte si parla di campi magnetici e uno è convinto che se si appoggia a un campo magnetico di una calamita sia la stessa identica cosa. Non lo è. La domanda è stata ben precisa e non divagheremo sul tema, però diciamo che è tutt'altra cosa. Campi magnetici statici, dei magnetini magari infilati dentro il materasso, e le tecnologie a campi magnetici pulsati. Grosso modo, una quindicina d'anni fa nacque una seconda generazione. Hanno visto che, contrariamente a quel che si pensava prima, non era tanto la forza del campo magnetico che veniva emesso che dava il beneficio terapeutico,
Ma sostanzialmente il problema si sposta nell'utilizzo di particolari frequenze e il nostro corpo reagisce meglio con più dolce è l'energia emessa, cioè con meno impatto dà. Okay. Per cui tendenzialmente si è passati da quei 100 Gauss a qualcosa nell'ordine del 1 Gauss, mezzo Gauss. Ecco, quella lì è stata un'epoca abbastanza felice, nacquero ai primi anni 2000, fine anni 90, i primi anni 2000, molte tecnologie, non che siano l'unica, ma nacquero molte tecnologie, nel senso molti prodotti commerciali che traducevano questi principi, che sono importanti perché con questo tipo di modalità di erogazione del campo magnetico si riesce ad interagire con le sottili regolazioni del sistema neurovegetativo, che ha un sacco di compiti, per farla molto breve. E il bello è nato circa 6-7 anni fa, in cui all'evoluzione di questo tipo di magnetoterapie, che avevano sì adottato basse quantità di energia in emissione, ma utilizzavano ancora un relativamente ampio spettro di frequenze, cioè il numero di impulsi per secondo, per essere più terra-terra, si è passati a un'evoluzione, una continua, perché tuttora è ancora in atto, ricerca di frequenze capaci di modificare determinate funzioni, intercettando appunto certi organi, certi sistemi, certi apparati, in maniera da dialogare con loro nel rieducarli, bella questa parola che deriva dalla fisioterapia, a un corretto funzionamento. Circa 7-8 anni fa, diciamo, si sono introdotte delle tecnologie in grado di intercettare selettivamente il funzionamento della microcircolazione, che è stato un grosso passo in avanti. Ok, ti interrompo un attimo, Nicola, perché ci ascoltano fisioterapisti, ma anche gente che non è del ramo, quindi ci parlerai oggi anche di microcircolazione. Oh, tutti sappiamo a grandi linee cos'è la circolazione, no? Quel processo in cui il sangue dal cuore viaggia lungo le arterie fino ad arrivare ai tessuti, agli organi, per portare ossigeno e nutrienti, no? Poi tramite il circolo venoso ritorna al cuore, e questa è la grande circolazione. Poi dal cuore il sangue venoso va ai polmoni per essere ossigenato e quindi ritorna al cuore, e questa è la piccola circolazione. Invece la microcircolazione cos'è? C'è il termine micro che induce in inganno. Si pensa a micro come qualcosa di marginale, come che quando il più è fatto della circolazione dei grossi vasi, tutto il resto sia in qualche maniera secondario. Invece la microcircolazione ingloba più o meno 3/4 del volume ematico. Il volume ematico è il totale del sangue presente in un organismo. Per cui 3/4 di questa è, diciamo, scorre in piccoli rivi, vie più periferici, vie più piccoli. Per dare un ordine di grandezza, parliamo di circa 200 micron, quella classificata come la microcircolazione, che se noi, tanto per dare un ordine di misura, distendessimo questi sottili capillari uno in fila all'altro, la lunghezza di questo tubicino di varie dimensioni sarebbe 2,5 volte la circonferenza terrestre. Ecco. Ha una superficie di scambio enorme. Basti pensare, se noi li distendessimo invece su un piano, è grosso modo la superficie di scambio di un campo da calcio per ogni persona. È qualcosa di meraviglioso. È incredibile. E nessuno, quindi, l'ha mai trattata finora? Come è stata trattata in fisioterapia fino ad oggi la microcircolazione, se è stata trattata, insomma? Questa è una bella domanda, perché tante volte si pensa, facciamo una qualsivoglia forma di termoterapia e automaticamente miglioriamo la microcircolazione. Esatto. Chi dice questo di solito però non prova di aver migliorato la microcircolazione, anzi utilizza come prova, l'assunto teorico è che creo vasodilatazione, creo maggior afflusso, significa che ho incrementato anche il microcircolo. Esatto. Questo è veramente il contrario, cioè ci sono delle tecnologie che stimolano selettivamente la microcircolazione e dopo aver trattato l'arto
che era in qualche maniera interessato da un disturbo, è più facile che io lo senta fresco piuttosto che caldo. Perché in quel momento lì, se io stimolo con una termoterapia per contro, la prima cosa che farà il mio organismo per cercare di dissipare l'energia che riceve è di portare un maggiore afflusso di sangue, e lo farà dalle strade più grandi che trova, dalle vie di accesso principale, per cui la grossa circolazione sarà interessata da questo aumento di temperatura, diciamo, da dover dissipare. E poi possiamo anche ipotizzare che la microcircolazione in qualche momento entri anch'essa in gioco, però l'assunto teorico del scaldo o vasodilatazione, perciò ho migliorato la microcircolazione, è sostanzialmente, diciamo, indimostrato. Quindi finora diciamo che quello che è stato fatto è stato inefficace, inefficiente, o mi vengono in mente per esempio le applicazioni con il laser, la diatermia, che agiscono anche sul microcircolo, dicono, no? Chi te la propone? Il dicono, hai fatto bene a sottolinearlo, spesso dicono, ma viene chiamata in campo molte volte la microcircolazione esattamente perché era difficile da vedersi. Ecco. Per cui c'è stato chi ha scoperto la microcircolazione, erano i primi anni del 1900, poi è comparsa all'interno dei testi, ma con riferimenti molto... molto blandi, molto, diciamo, marginali come riferimenti. Io faccio sempre qualche esempio per rendersi conto di cosa vuol dire microcircolazione contro il funzionamento della macrocircolazione. C'è una patologia cardiaca che si chiama angiopatia microangiogenetica. È un tipo di cardiopatia che è un cruccio per i cardiologi, perché all'interno di questi microvasi, che sono micro per definizione sotto i 200 micron, però arrivano a essere addirittura 5 micron, talmente stretti, per cui un globulo rosso che mediamente è nell'intorno dei 7-8 micro, per passarci deve comprimersi. Questa ha anche una funzione meccanica per la, diciamo, l'accessione di sostanze nell'interstizio, ma andiamo fuori tema e approfondiremo troppo. Ricordiamo che un micro, chi non lo sapesse, è un milionesimo di metro, quindi misure molto piccole. Io faccio sempre esempi molto piccoli, molto, molto semplici per farmi capire da tutti. Mediamente circa un centesimo di un capello, il microcapillare di quella grandezza, diciamo, che dicevamo prima. Comunque, per fartela corta, diciamo, siamo partiti dalla microcircolazione come contrapposizione alla macrocircolazione nel ruolo della terapia fisica, che è quello che ci interessa in questa gentilissima pausa caffè. Ok. Allora, se trovi all'interno di una la possibilità di utilizzare all'interno della stessa sessione di trattamento una termoterapia, vedrai un aumento della temperatura, un dispositivo per il trattamento della microcircolazione, più facilmente noterai un abbassamento della temperatura. Per cui anche lì li abbiamo visto che non ci assomiglia minimamente. Poi sai, le catene commerciali parlano un po' di tutto e di più. Da quando l'Istituto di Microcircolazione di Berlino ha messo a punto strumenti in grado di addirittura filmare i globuli rossi durante il transito di questi microvasi, diciamo che c'è poco da osservare. Trovate qualcuno che vi dice funziona sulla microcircolazione, visto che gli strumenti ci sono, dimostramelo. Mi viene in mente, appunto, stavo parlando, penso, della stessa cosa, della microscopia intravitale, no? Quindi sì, esattamente. Basta andare su YouTube, se per chi vuole approfondire, mette microscopia intravitale, senza riferimenti commerciali di nessun tipo, si vede proprio impressionante questi vasi che subito sono intasati, no? Sono proprio bloccati, si vede il flusso sanguigno che non va, e appena parte l'applicazione dei campi magnetici ultradeboli, pian pianino, in pochi minuti, questo capillare torna a andare come prima, va a 100 all'ora, quindi è incredibile. E dà, diciamo, una duplice spiegazione. La prima, che discende appunto dalle precedenti tecnologie, che si era visto che già campi magnetici di bassa intensità, seppur ad ampio spettro di frequenze, riuscivano a disaggregare quelli che vengono definiti rouleau di eritrociti. Sono praticamente
un effetto tra i globuli rossi che si impilano l'uno con l'altro. Io faccio sempre per un soccorso mnemonico, un esempio degli ominidi, siamo fatti così, no? Come tutti questi ominidi che sono globuli rossi con il loro zainetto e con il loro carico di ossigeno, che invece essendo tutti appaiati, tutti incollati, una fila strettissima e diciamo pigiatissimi, non riescono nemmeno a traghettare l'ossigeno, al che se facciamo un trattamento anche diciamo vecchia scuola, cioè della generazione precedente, si nota un miglioramento della saturazione di ossigeno nel sangue da prima o dopo un semplice trattamento di pochi minuti. Okay. Poi c'è una seconda, un secondo effetto che si ha sugli shunt, a livello degli shunt arterovenosi, cioè nel momento in cui nella stazione di fine percorso della microcircolazione, cioè siamo proprio a livello dell'interstizio della matrice extracellulare, c'è questa congiunzione tra il capillare arterioso e quello venoso, cioè che arriva fino in fondo, arriva arterioso, poi torna indietro e diventa venoso, che a quel livello lì ci sono delle micropompe che si è scoperto appunto grazie alla microscopia intravitale, al modo di stimolarle selettivamente per dargli questo effetto pompa. C'è una diciamo, stimolazione alternata di questa muscolatura microscopica per facilitare il passaggio tra lo stato arterioso e quello venoso. Ok, prima di passare all'argomento principe, forse, insomma, come può essere trattata oggi la microcircolazione, senza fare riferimenti a nessuno in particolare, io ho una domanda: che sintomi ha un paziente che ha un problema di microcircolazione? È una domanda stupida, generica o... Allora, è una domanda che presuppone una possibilità di trattazione molto approfondita e molto ampia, visto che parliamo di tutte le patologie. Di pensare che la microcircolazione c'entra come causa, con causa o effetto, nel 95% delle 45.000 patologie esistenti. 95%? Delle 45.000 patologie esistenti. Ovviamente... entra come causa, con causa o effetto, per cui in certo modo a volte si dice la prevenzione dei danni secondari. Quando si fa prevenzione dei danni secondari, anche in riabilitazione, quando ormai ci sono già delle alterazioni strutturali, non si riesce a migliorare la causa prima che le determina, ma bisogna cercare di preservare il resto. Facciamo un esempio, uno dei tanti che io mi approfondisco quotidianamente, essendo questo il mio settore, le patologie neurologico-degenerative, talvolta dare solamente, e in parte ti rispondo, un miglioramento della forza e della resistenza all'affaticamento, perché ci sono dei report che dimostrano un miglioramento della saturazione di ossigeno, un miglioramento della depressione dell'acidosi o dell'acido lattico, per cui in qualche modo un aumento della forza e resistenza in un paziente con grosse compromissioni neurologiche, questo comporta che ostacoliamo il disadattamento allo sforzo, per cui uno gli diamo un po' più di forza, riesce a fare un po' di più, un po' meglio le attività di vita quotidiana, riesce a non accumulare retrazioni miofasciali, non disadattarsi allo sforzo, in poche parole ad ostacolare magari il lento progressivo aggravamento implicito in quella particolare patologia. Benissimo. Per cui sostanzialmente quando cominciamo qualsiasi sensazione, parliamo di una sensazione netta, anche una seduta singola di una decina di minuti, si parla di miglior forza, miglior resistenza all'affaticamento, le gambe più leggere, la muscolatura più sciolta, in sostanza quello che potremmo dire fa un'ossigeno-zonoterapia, ma sappiamo che l'ossigeno non è accumulabile, per cui in realtà poi lascia il tempo che trova, quindi con una stimolazione di questo tipo qua abbiamo un effetto di questo tipo qua per un miglioramento del trasporto dell'ossigeno a parte dei globuli rossi, che dà una immediata sensazione di benessere, che dal punto di vista dell'apparato locomotore è la prima cosa che si sente. Ovvio che le cose, quando poi andiamo ad analizzare funzionamento degli organi interni, io parlo sempre di queste tecnologie perché possono essere davvero utilizzate anche nell'ambito della cosiddetta fisioterapia internistica e non solamente nell'apparato locomotore, certo. Le cose sono molto più complesse, ecco, parliamo in patologie che normalmente il fisioterapista non è neanche abituato ad approcciare, magari in osteopatia qualcosa ci si affacciano, ma non quella riproducibilità inter ed intraesaminatore che è possibile solamente con questo tipo di tecnologie. Ok. Ha parlato di seduta e di effetti quasi immediati o comunque percepibili, quindi parliamo di questa cosa. Come può essere trattata la microcircolazione e i suoi difetti che può avere un paziente? Allora, fosse una cosa che
facciamo un trattamento e abbiamo un effetto cumulo che dopo 2, 3, 4, 5, 10 sedute il paziente ha un effetto ricarica per mesi, avrebbe avuto un successo commerciale strepitoso. Invece in realtà è proprio perché nulla cambiamo delle strutture, ma semplicemente cerchiamo di ottimizzare il funzionamento del sistema. Questo tipo di stimolazioni con campi magnetici ultradeboli a queste frequenze specifiche che stimolano la microcirculazione ha, diciamo, una punta di efficacia che copre tra le 12 e le 24 ore per sommi capi, per cui viene interpretata come un farmaco e come tale viene utilizzata, cioè magari una posologia di un paio di volte al giorno. Ok. Quindi cos'è? È un macchinario che viene utilizzato in ambulatorio, a domicilio? Come funziona? Allora, normalmente io invito sempre i colleghi ad approfondire una chiave di presa in carico del paziente diversa dalle solite. Nel caso di qualsiasi altra patologia osteoarticolare, siamo abbastanza soliti fare un ciclo di trattamenti e dare qualche compito a casa. Il compito a casa si concretizza in qualche esercizio che poi il paziente fa o non fa. Quello è il problema che abbiamo tutti. Fa fare magari brutta figura al terapista perché c'era andato dal fisioterapista, però non dice che aveva omesso di fare i compiti a casa. Lì l'approccio corretto con questo tipo di tecnologie è un mix tra l'approccio da studio e magari che permetta davvero di concentrarsi sulla parte professionalizzante del nostro lavoro, cioè quella insostituibile, quella manuale, quella che si concretizza in un lavoro di tocco, di contatto con il paziente che deve per forza passare dal manuale, però diventa, magari per la cadenza che può avere la terapia fisica di questo tipo qua, associabile in maniera migliore un trattamento a casa, per cui magari dando a casa un dispositivo o, diciamo, fungendosi da centro di servizi che fornisce questo dispositivo attraverso ovviamente l'azienda che la produce, e per far continuare questo trattamento a casa nell'ottica della continuità assistenziale, anche perché poi anche chi ha una problematica osteoarticolare traumatica che magari finisce dopo magari 15 giorni piuttosto che al mese e mezzo, è ovvio che non ha una salute perfetta, che sia una problematica di colonna, che sia una problematica a seguito di qualche brutto incidente, per cui anche lì, in quell'ottica lì, c'è un bisogno di una continuità, c'è un bisogno magari di riprendere in mano il paziente dopo un po', di rieducare una fase successiva. È una presa in carico davvero globale, che non si limita a dire prendo in carico globalmente il paziente, perché magari ne analizza altre componenti biopsicosociali che poco attengono al nostro lavoro, ma perché veramente con tutto quello che è disponibile al giorno d'oggi, cura tutti gli aspetti anche nel proseguo del trattamento a domicilio il paziente. Noi abbiamo sostanzialmente due tipi di pazienti, no? Un acuto, mi viene in mente una distorsione, una frattura, esiti di intervento chirurgico, o un paziente cronico, quindi mi viene in mente, adesso la butto lì, si sente parlare spesso di gambe senza di riposo, di sindrome fibromialgica o patologie comunque croniche, l'artrosi. Ecco, qual è l'approccio diverso di questa metodologia? Per esempio, un acuto può aiutare la calcificazione, la rigenerazione tissutale in questi casi, e nel cronico invece come funziona? Cioè, deve essere un trattamento a lungo termine? Allora, faccio prima se ti dico invece che la teoria, che può essere poi diciamo modificabile di caso in caso, di paziente in paziente, di patologia in patologia. Certo. Ti dico come faccio io. Però nell'acuto, nella gestione dei cosiddetti acuti, una volta, ormai sono un buon 25 anni che faccio questa professione, si andava anche dal fisioterapista tutti i giorni. Adesso non si usa più, non c'è più tempo per vivere, non c'è più tempo per fare nulla. Allora dal fisioterapista ci si va magari anche in acuto con quella cadenza 2-3 volte alla settimana. Ometto di considerare la volta alla settimana, ma esistono anche quei casi lì. Allora, in quel caso lì l'acuto da parte mia viene gestito con quel paio di sedute alla settimana di quello che è insostituibile, cioè il mio apporto manuale, okay, kinesiterapico, manipolativo piuttosto che altro.
e associando a questo un trattamento a casa, per cui il paziente richiede l'utilizzo dell'apparecchiatura a casa attraverso il produttore, e utilizza nel frattempo l'apparecchiatura a casa e fa la terapia fisica a casa e quella manuale studio. Ok, per un periodo variabile di... Che può essere magari secondo il caso, se sono patologie acute magari 15 giorni, se sono patologie un attimino più serie ovviamente anche di più. Invece nel cronico, e secondo me su questi aspetti conviene molto insistere, il cronico purtroppo a studio non dico non ci vada, ma ci va e torna deluso, perché chi ha quelle patologie che tu hai menzionato nell'ambito reumatologico, neurologico, ma potremmo anche andare molto oltre, basti pensare alle applicazioni che ci sono in ambito dermatologico di queste tecnologie, in ambito endocrinologico, addirittura in oculistica. Per cui in questi ambiti qua il trattamento non può essere fatto a studio in 1, 2, 3, 4, 5, 10 sedute. Per cui in questo caso qua è proprio veramente il target di un presa in carico domiciliare. Per cui in questo caso qua cosa fa? Il ruolo del professionista magari è della gestione in remoto dell'utente, per cui la modifica dei programmi impostati, magari una revisione del programma impostato a cadenze stabilite, e segue il paziente a casa, che poi seguirà facendo esattamente i compiti che gli sono stati dati. Questo è il discorso. Ok. Sì, perché poi alla fine i parametri che vanno rimodulati su questo macchinario non sono la frequenza, no? Perché è fissa, giusto? Allora, mentre l'intensità... No, di certo, ecco. L'intensità anche lì c'è un discorso da fare abbastanza, ecco, abbastanza importante. Dobbiamo pensare che non è il beneficio dose dipendente la quantità di energia che mettiamo. Questo vale per tutte le tecnologie di terapia fisica, e ci sono effetti specifici a dosi specifiche. Bisogna approfondire molto questa materia qua per evitare che addirittura l'utente, dopo aver magari noleggiato, addirittura alcuni che hanno problemi cronici la acquistano per avere la possibilità di essere costantemente in trattamento, e rimangono delusi, ma non dall'apparecchiatura, rimangono delusi dalla mancanza di assistenza nell'utilizzo. Questo è importante. Ma materialmente si può dire un po' come è fatto questo macchinario? Come funziona? I magnetici che vengono emessi dalle tecnologie già dalla precedente generazione, non c'è niente di sofisticato dal punto di vista della componente emittente, per cui ci sono delle sorta di materassini, delle stuoie che inglobano i magneti e che sono posizionati in vari punti e emettono questi campi magnetici a queste particolari intensità e a queste particolari frequenze. Ci sono anche elettrodi, chiamiamoli così, locali, e questo è un altro paio di maniche, cioè nel senso che magari per disturbi specifici localizzati a volte è più opportuno intervenire magari selettivamente sul punto. Poi ovviamente c'è un console centrale che è lì che sta il cuore del trattamento. Ok, quindi abbiamo un trattamento, tanto per essere chiari, per chi ci ascolta, generale, quindi diciamo una specie di materassino su cui il paziente si sdraia e non deve fare nulla, praticamente la macchina emana questo campo elettromagnetico, questo campo magnetico. E il paziente cosa sente? Qualcosa? Calore? Sente niente, giusto? Allora, la sensazione in realtà varia molto attraverso il cambio dell'intensità, attraverso la modalità con la quale viene erogata, perché a volte cambiando e facendo, per dare un'idea, 10 minuti a 20 microtesla e seguiti poi da 10 minuti a 50 microtesla, l'effetto è diverso da erogarli in maniera contraria, cioè erogare prima 50 microtesla e poi fare altri 10 minuti a 20. Ok, quindi però questo, che era un po' per chiudere il discorso di prima sull'intensità, certo. Però le sensazioni possono essere le più varie, ci sono delle sensazioni, io faccio sempre l'esempio del rubinetto che rende molto l'idea. Diciamo che nei bambini e negli anziani, per opposti motivi, difficilmente si ha una sensazione. Nel bambino, diciamo, anzi facciamo così, nell'anziano, perché è come se fosse un rubinetto tutto chiuso, in realtà non c'è scambio, non riesce nonostante l'input a dare una modificazione percettibile, e questo è il rumore del rubinetto chiuso, non fa nessun rumore, non sente nulla. Poi c'è il non rumore di un rubinetto tutto aperto, classico dei bambini, che hanno comunque tutto che funziona discretamente bene, almeno dai 10 anni in giù, e che poi non so, concretamente magari iniziano ad avvertire qualcosa che cambia durante la seduta, sintomatico del fatto che prima della seduta c'era qualcosa che non funzionava già più perfettamente, e nel mezzo ci stanno tutti gli altri. Nella fascia tra i 10 e i 60
ci possono essere sensazioni che vanno dal formicolio, al pesticolio, al gorgoglio, dipende un po', diciamo, dal sistema, l'apparato, l'organo che viene intercettato. Per cui la classica sensazione che magari chi ha qualche problema di salute internistico può anche accusare, magari sento un pizzicore nella zona del colon trasverso, tanto per dare l'idea, chi al giorno d'oggi non soffre un po' per il mangiare, un po' per lo stress, di problematiche di colite, in quel punto li senti pizzicare, ed è esattamente lì che la macchina sta modificando il funzionamento di alcune strutture. Ecco, per cui è anche curioso, perché dà dei feedback, risveglia l'attenzione in punti che il paziente magari aveva un attimino sottovalutato, non aveva raccontato. Benissimo, benissimo. Ok, direi che abbiamo trattato abbastanza in profondità questo argomento, anche se ce ne sarebbe da dire tantissimi. Ovviamente. Il tempo chiaramente stringe. C'è qualcos'altro di importante che ti senti di comunicare ai nostri ascoltatori? Guardi, all'ascoltatore privato dico che sostanzialmente non deve incorrere nell'errore di associare questo tipo di tecnologie di ultimissima generazione alle magnetoterapie che conosce. Stiamo parlando di cose completamente diverse. Sia per potenza che per frequenza di emissione. Sì, sì, proprio per spiccati doti terapeutiche. Ok. Invece per il professionista, diciamo che invito ad affidarsi a chi conosce queste tecnologie, ad approfondire, anche perché si iniziano già a vedere quello che i professionisti di solito cercano, per cui di varie tecnologie ci sono già decine di pubblicazioni su PubMed, che è la banca dati della ricerca scientifica mondiale, che anche perché appunto essendo eventualmente così sottili le sensazioni che possono dare, si prestano veramente a quelle che sono delle sperimentazioni in doppio cieco e a un confronto inter ed intraesaminatore. Ok Nicola, sei stato chiarissimo, è stata una chiacchierata utile per me e anche penso per chi ci ascolterà. Io spero che tu accetterai il mio invito a partecipare ad altre sessioni in cui parleremo magari anche di altri argomenti, oppure se qualcuno ha domande che vuole approfondire su questo argomento possiamo fare anche un secondo tempo di campi magnetici e ultradeboli. E niente, ti ringrazio di essere dei nostri e un saluto. Nicola da Como, che non viene da Como, da Verona. Okay, l'hanno fatto 100.000 persone questa mattina. Lo so, comunque dai, speriamo, on air, okay, va bene. Speriamo che ci siano altre occasioni per sentirci, dai. Ti saluto, ciao, alla prossima. Ciao caro, ciao. Bene, la puntata di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuta. Se avete domande da fare, vi lascerò comunque il link nella pagina web di questo episodio, dove poter contattare me o ancora meglio Nicola per avere chiarimenti in merito a questo tipo di terapia. Va bene, che dire, vi saluto, grazie per averci ascoltato, spero che continuerete a farlo. Ci vediamo la prossima settimana e vi ricordo che ciò che diciamo in questo podcast ha carattere divulgativo, quindi non prendetelo come un incitamento all'automedicazione. Se doveste aver bisogno di terapie specifiche, rivolgetevi al medico o allo specialista. Ciao, alla prossima!